Elettronauti, buongiorno! Oggi sono qui in compagnia non di un'auto elettrica, ma di un'auto ad idrogeno, la Mirai, che, cosa curiosa, in giapponese significa futuro. Ma sarà veramente questa tecnologia il futuro della mobilità? Tecnicamente dovete sapere che l'idrogeno è l'elemento più comune sul nostro pianeta, ma è solitamente combinato ad altri elementi. Nell'acqua, ad esempio, c'è una molecola di idrogeno e per il resto si trova in forma gassosa nell'atmosfera. Ma è un gas molto volatile che si disperde facilmente. Imbrigliarlo non è possibile, quindi l'uomo, per servissere, lo deve creare e immagazzinare in bombole. Successivamente, all'interno di questo cofano, viene trasformato in energia grazie alla combinazione con l'ossigeno e, nel caso di Mirai, le celle a combustibile sono in grado di erogare fino a 155 cavalli di potenza. Ormai lo saprete, la lotta ai cambiamenti climatici passa inevitabilmente per la mobilità sostenibile, puntando su alternative ecologiche come le auto elettriche e le macchine a idrogeno. Se le prime sono ormai un'opzione sempre più diffusa, i motori a idrogeno invece costituiscono una vera e propria sfida ingegneristica. Toyota crede molto nelle potenzialità dell'idrogeno e intende favorire lo sviluppo di una società il cui fabbisogno energetico possa essere soddisfatto da fonti energetiche diversificate e decarbonizzate, in misura sempre crescente. La Toyota Mirai è in assoluto la prima berlina elettrica alimentata ad idrogeno prodotta in serie, introdotta sul mercato mondiale nel 2014. Recentemente però ha subito un forte restyling e la sua autonomia è stata portata da circa 300 km a circa 600. Si può dire che le auto ad idrogeno siano delle auto elettriche? Sì, è così, solo che invece di avere una batteria hanno una o più bombole di idrogeno ad alimentarle. Per far funzionare il motore, l'energia viene prodotta direttamente all'interno delle celle a combustibile, sfruttando un processo chimico chiamato elettrolisi inversa. Come vi accennavo poc'anzi, la reazione avviene con l'idrogeno stoccato all'interno del veicolo in un apposito serbatoio e l'ossigeno viene prelevato dall'aria esternamente. Come scarto, l'unica sostanza che viene rilasciata è l'acqua, espulsa dall'impianto di scarico sotto forma di vapore acqueo. Questo sistema dunque non produce alcun tipo di emissione inquinante. Inoltre, le vetture a idrogeno possono anche recuperare l'energia dalle frenate e dalle decelerazioni, ottimizzando così questo processo. Ma quindi, quali sono i vantaggi dell'idrogeno rispetto ad un'auto elettrica? Beh, al pari delle auto elettriche, anche queste macchine green sono silenziose, hanno uno spunto elevato già a bassi regimi e offrono un comfort di guida simile a quello appunto delle vetture elettrificate, ma a differenza dei veicoli elettrici non risentono delle temperature ambientali, infatti non perdono efficienza con il freddo e allo stesso modo garantiscono una autonomia considerevole, vicina a quelle delle auto con motore termico, ed in più non richiedono lunghe ricariche alle colonnine, ma si riempie il serbatoio in pochi minuti, anzi pochissimi. Esistono però anche alcuni svantaggi. Quello più importante è legato ai costi proibitivi di questi modelli, ed un altro problema è sicuramente l'alto prezzo al chilometro, superiore a quello delle vetture elettriche, oltre chiaramente alla complessità della produzione dell'idrogeno puro e alle difficoltà nella creazione di un'infrastruttura di rifornimento estesa e capillare. Al momento le auto di idrogeno rappresentano appena una piccolissima percentuale del parco auto mondiale, nonostante esista un interesse sempre maggiore da parte delle istituzioni e delle aziende. In molti indicano questa tecnologia come la vera protagonista della trasformazione energetica per favorire il passaggio alla mobilità green. Tuttavia però esistono delle grandi problematiche non ancora risolte, sfide tecniche dovute alla natura chimica e alle proprietà termodinamiche di questo elemento. La prima difficoltà è la produzione sostenibile di idrogeno, infatti per ottenerlo ad oggi bisogna consumare ingenti quantità di energia, vanificando i benefici ecologici oppure estrarlo dai combustibili fossili. E anche l'efficienza è inferiore a quella delle auto elettriche, con un rendimento nettamente superiore da parte di quest'ultime. Senza dubbio pesa il fattore mercato, con le BEV che hanno sicuramente un appeal maggiore per le imprese, grazie appunto al forte aumento delle vendite in questi ultimi anni. Negli anni passati, infatti, diverse aziende automotive avevano intrapreso progetti sull'idrogeno, tuttavia al giorno d'oggi sono appena tre le case automobilistiche che propongono questi modelli. Una di questi è la Hyundai Nexo, un SUV ad idrogeno con un costo di circa 70.000 euro ed un'autonomia di 666 km. L'altra azienda invece è la giapponese Toyota, la quale mette a disposizione degli utenti il modello che vedete ora, la Mirai, ad un prezzo a partire da circa 56.000 euro. Esistono poi anche celle a combustibile sviluppate da BMW, Audi e Mercedes, quindi teoricamente
anche qui in Europa il mercato si espanderà gradualmente con nuovi veicoli nel corso dei prossimi anni. Le criticità che rallentano il progresso di queste auto hanno provocato l'abbandono di questa tecnologia, almeno per il momento, in favore delle auto elettriche. Volkswagen, ad esempio, ha accantonato questa soluzione di mobilità, annunciando che proporrà un modello ad idrogeno in collaborazione con Audi soltanto nel 2025. I veicoli elettrici sono infatti oggi un'alternativa ecologica più accessibile, pronta per la diffusione di massa e con minori difficoltà tecniche e chimiche da superare. Ovviamente l'idrogeno rimane un'opzione però interessante per gli anni a venire, considerando non solo le applicazioni nelle auto, ma anche negli altri mezzi di trasporto come aerei, camion e navi. Per affrontare queste sfide però servono ingenti somme di denaro affinché sia possibile trovare sistemi più efficienti per la produzione dell'idrogeno verde, l'unico veramente pulito al 100% poiché è creato tramite elettrolisi dell'acqua. Questo processo richiede grandi quantità di energia, la quale deve essere generata da fonti rinnovabili per garantire un impatto minimo sull'ambiente e proporsi come alternativa realmente valida alle auto elettriche. Guidare un'auto a celle a combustibile è un gioco da ragazzi, come con qualsiasi veicolo completamente elettrico o con cambio automatico. La decisione principale è il livello o la forza della frenata rigenerativa da applicare. Come vi dicevo prima, l'energia rimane sempre disponibile istantaneamente. Questo perché tutti i modelli integrano una batteria, chiamiamola tampone, dove l'energia viene immagazzinata brevemente per essere poi rilasciata al motore elettrico quando richiesta. E fino a qui insomma tutto bene, a parte il prezzo forse, ma c'è un altro grosso, anzi grossissimo vincolo: il rifornimento. In Italia ad esempio esiste un solo posto dove fare rifornimento ed è qui a Bolzano, dove ci troviamo oggi. E tra le altre cose non è possibile fare rifornimento da soli, ci vuole del personale qualificato. Il procedimento è molto simile infatti a quello del GPL. Si fissa l'ugello della stazione di rifornimento all'auto e lo si blocca in posizione creando un sistema sigillato. La pompa poi controllerà quindi che la tenuta sia in grado di resistere alla pressione, precondizionandola prima di procedere. Poi l'idrogeno verrà trasferito non tramite un sistema di impompaggio vero e proprio, ma grazie alla differenza di pressioni. La pressione infatti all'interno delle bombole del distributore è più alta rispetto a quella delle bombole in auto e quindi verranno riempite per differenza. Alcuni esperti sostengono che i veicoli a celle a combustibile e a idrogeno sono complessivamente meno efficienti rispetto a un veicolo elettrico a batteria, ed è assolutamente vero, nel senso che l'elettricità prelevata dalla rete nazionale e immagazzinata in una batteria comporta decisamente meno passaggi rispetto all'utilizzo dell'elettricità per generare prima idrogeno, che viene poi utilizzato per generare elettricità in una cella combustibile. Ed oltretutto, attraverso l'elettrolisi, l'unico vero metodo per generare idrogeno green al 100%, si va ad utilizzare circa 64 kWh per generare un solo chilogrammo di idrogeno, che al momento è capace di portarvi a spasso per circa 100 km. Un'auto elettrica efficiente invece al momento con 64 kWh riesce a farne ben 400. Ma non è finita qui. Un pieno più o meno costa 80 euro per 6 kg, il che significa 13,77 euro al chilo, quindi non c'è assolutamente parità con le auto elettriche e nemmeno con le auto a motore termico, ma per ora. Ma allora, perché questa tecnologia fa parlare tanto di sé? Beh, in Giappone ed in Corea l'idrogeno è largamente utilizzato e l'Occidente guarda all'Oriente sempre con buon occhio, ma all'Occidente al momento manca una cosa fondamentale: le centrali nucleari. Sì, perché in Oriente sono le centrali nucleari a generare energia per la creazione dell'idrogeno. Pensateci bene, una centrale nucleare produce energia continuamente, non si può fermare e durante la notte questa energia andrebbe dispersa perché la rete è scarica. Quindi in questi momenti viene creato l'idrogeno, praticamente a costo zero e a basso impatto ambientale, e si parla in questo caso di idrogeno viola. Nel resto del mondo però l'idrogeno viene prodotto prevalentemente attraverso un processo chiamato steam reforming del metano, che ok, sì, non è completamente green perché viene rilasciata anidride carbonica nell'atmosfera, contribuendo così al problema del riscaldamento globale. Gli scienziati hanno poi cercato di metterci una pezza, prendendo queste emissioni di CO2, imbrigliandole e stoccandole. Così facendo non vengono rilasciate nell'ambiente, e qui si parla di idrogeno blu. Ma c'è anche di peggio, ragazzi, l'idrogeno nero, dove per il processo di elettrolisi viene impiegata energia elettrica proveniente da centrali a carbone
o a gasolio. Qui a Bolzano, fortunatamente però, l'idrogeno è verde perché viene estratto dall'acqua usando la corrente prodotta da una centrale alimentata ad energia rinnovabile, come l'idroelettrica, solare e fotovoltaico. Ma torniamo all'auto in questione, ovvero la nostra Toyota Mirai. Oggi siamo venuti qui a fare rifornimento a Bolzano appunto con il modello del 2019, ma da qualche mese a questa parte è stato presentato il modello 2021. A livello di powertrain poco cambia, entrambi sfruttano una trasmissione elettrica a celle a combustibile. Non sappiamo di preciso quanti cavalli disponga il nuovo modello, ma fidatevi che la coppia pressoché immediata di questi propulsori è veramente un bell'andare. Nulla cambia per il cambio, e scusatemi il gioco di parole, che rimane una trazione diretta ad una sola velocità. Cambia invece la trazione, che da anteriore parte nella parte posteriore, la parte giusta quindi. Ebbene sì, infatti Mirai diventa un'auto a trazione posteriore, la prima nel suo genere. L'autonomia aumenta quasi del 30%, portando così l'auto a circa 650 km di autonomia. Aumentano anche i posti a sedere, che diventano 5 totali. Parlando di design, rispetto al modello 2019, il 2021 offrirà una carrozzeria più bassa, più lunga e più ampia, ma anche quella che vediamo qui non è poi così male. All'interno poi troviamo un autoveicolo in tutto simile a quelli a trazione termica o elettrica, un bel cruscotto tecnologico, un tablet centrale, porte USB, ricarica wireless per lo smartphone, eccetera. Si guida bene, la potenza è subito disponibile, la ripresa è buona ed il livello di comfort percepito è davvero alto. Ma quindi secondo voi potrebbe essere veramente questo il nostro futuro? Scrivetemelo qui sotto nei commenti e noi ci vediamo presto. Ciao elettronauti!